Ciao amiche e amici dalla vostra gatta Luna. Dato che noi dobbiamo partire a breve e andare in Sardegna, ci andiamo come sempre col traghetto per poter avere lì disponibile la macchina. E allora una raccomandazione che ovviamente vi fanno fin dalla prima volta che prendete un traghetto. E dato che dovete lasciare le cose in macchina, il bagaglio resterà ovviamente in macchina, non lo potete svuotare, ma non varrebbe neanche la pena, e portarvelo in camera, ma resta custodito nelle macchine chiuse, dove c'è anche sorveglianza. Nessuno può accedere neanche alla propria macchina una volta che l'avete lasciata giù, se non con il permesso speciale del comandante, nel caso voi abbiate dimenticato dentro nell'auto dei farmaci salvavita. In quel caso, ovviamente, se è un farmaco che potete saltare per una volta, ovviamente no. Mi è capitato di dimenticare tutti i farmaci dentro nella macchina e mi sono arrangiata per quella sera, non l'ho preso. E quindi la raccomandazione è di portare in una borsina piccolo media le cose che vi servono per la notte, quindi un pigiama, se volete dormire in pigiama, una maglietta, così come dormite, la camicia. Attenzione, nei traghetti di solito l'aria condizionata è molto alta e non sempre è regolabile, tant'è vero che io le altre volte, reduce dall'esperienza del primo viaggio, mi porto sempre una felpa bella con la bella zip, col cappuccio, e lo metto sopra il pigiama, quello che è. Poi loro ti danno in dotazione una o anche due coperte, come no, mi sembra che ti danno in dotazione una specie di piumino finissimo, ma dopo puoi metterci su un'altra coperta, insomma delle cose ci sono per coprirsi. E io così ho fatto, se no era insostenibile il freddo, sapete io non tollero più purtroppo l'aria condizionata e poi soffrendo di dolori cronici che il freddo peggiora. Peggiora tutti i dolori dovuti a contratture e quindi, ok, meglio ancora a volte qualcuno però non si potrebbe fare, quindi io non ve lo consiglio, chiude con lo scotch le bocchette dell'aria condizionata. Ve lo sconsiglio perché è una cosa che non si può fare in realtà, se vi beccano, ecco, non è simpatico. Non escludo che vi diano una multa. E naturalmente tutto il necessario appunto anche per il giorno dopo, perché dovete uscire vestiti ovviamente dalla cabina, quindi un cambio di vestiti, il vestito per il giorno dopo, quello che vi serve, il deodorante, cosa, quello che vi serve. Allora, io ho in questa trussettina, una trussettina di Nabla, sì, che davano in omaggio comprando non so che cosa, con una bella catena, bella robusta, e la prima volta che la uso, vediamo che cosa abbiamo messo e vediamo così anche se ci siamo dimenticati qualcosa. Capita quasi sempre. Allora mi porto due pennelli per il trucco, che poi 10 a 1 non uso, questo qua che va bene per qualsiasi ombretto, questo qua per qualsiasi polvere viso, eccetera, e di qui addirittura una spugnetta e poi una spugnettina piccola. Ma poi 10 a 1 non le uso neanche queste cose, faccio coi polpastrelli, casomai io mi voglia truccare. Poi per la sera mi porto i miei sieri, ciglia e, no, scusate, sopracciglia e ciglia di Benefit. Voi basta che digitate su Sephora siero ciglia Benefit, scusate, siero sopracciglia Benefit che è questo bianco e ciglia che è questo leggermente rosato. Quello ciglia si mette come al solito come fosse un eyeliner e quello sopracciglia si spennellano le sopracciglia. Si può fare in un verso e nell'altro e ciao. Poi per struccarsi del tutto eccezionalmente porto delle salviette struccanti che però è bene usare del tutto ipoteticamente e poi abbiamo sia un po' di prodotti di make up che un po' di prodotti
di creme, cremine, di skincare. Quindi mi porto per la sera la mia crema che mi ha dato la dermatologa, Cromia, che metto sulle macchie. Poi credo di avere anche portato, presumo di aver portato anche la crema antimacchia, quella anche da giorno, c'è un piccolo residuo che però per una volta va bene. E poi, sempre in ambito skincare, ho portato un solare minuscolo per la mattina, e questo è quello di Supergroup. Non mi entusiasma, è un 50, è un SPF 50. Non mi entusiasma perché è carino, perché è piccinissimo, ma non mi entusiasma perché è molto molto siliconato. Non mi ricordo quanto è. Supergroup SPF 30, vabbè, per una volta useremo il 30. E poi cos'è che porto per il giorno? Ho pensato di, quindi per la notte praticamente ho soltanto la crema per le macchie, e non ho portato una crema contorno occhi, vedi che così. Ah, sì che ce l'ho. È una crema contorno occhi, che va, è la Relastil Difesa, che va bene sia per la sera che poi per la mattina dopo. Poi mi porto una BB cream di Erborian, se al mattino voglio mettere un po' di colore, ma non lo so. Sempre per la mattina, oltre alla crema viso e alla crema contorno occhi che abbiamo visto prima, no? Questi due residui che useremo, e alla prima però della crema il siero. E ho trovato, mi hanno dato caso vuole, e questo in omaggio con loro, un ordine di Caudalie, questo Vino Perfect, il mitico siero antimacchia, in questa confezione da 10 millilitri. Non è un amore? Così questo lo posso portare sia al viaggio di andata che di ritorno. Questo si può mettere sia di giorno che di sera, quindi lo metterò alla sera dopo essermi struccata, e poi al mattino prima di uscire. Prima il siero, poi la crema, poi la BB cream. Tipo il fondotinta mi sembrava veramente superfluo. Poi ho portato anche un solare per il contorno occhi, che è questo di Anthos. Non vi descrivo tutti su Infobox, casomai se c'è qualche prodotto che vi interessa me lo dite e vi dico cos'è. Uno specchietto di Sephora, piccolino, una bella cipria bella opacizzante come questa di NYX, che come vedete è piuttosto consumata, non ha alcun odore. E questa la metteremo con questo, non c'è problema. Si può mettere con quello lì. E poi ancora un po' di cose di trucco che però secondo me non userò. Allora, questo rossetto liquido, aspetta, di Clarins. Rossetto liquido o un gloss? Ah, è un olio labbra, Lip Comfort Oil di Clarins, in questo colore. Che ti è successo? Ah, si è un po' separato. E questo è il colore 09, abbastanza intenso. È un olio labbra, questo al mattino, ovviamente. Poi sempre al mattino, se avrò voglia di truccarmi, mi porto una matita occhi, non uno per volta, una matita occhi, questa qui è di Clinique a retrattile. E credo che sia un classico nero, credo, sì. Clinique. Quick Liner for Eyes Intensity. Intensi. Intense Black 01, quindi un nero, classicone. Poi questa combo che davano in omaggio, non mi ricordo più con che cosa, di Charlotte Tilbury, che non ho mai usato, quindi avremo la sorpresa.
è un blush e un illuminante. Temo colori super dorati, infatti sono un illuminante luminosissimo, terrible, e che si chiama Spotlight, che è made in Italy, guarda un po'. E poi abbiamo invece il blush, c'è scritto Height Blush, Beauty Light Wand, e il colore è Pink Gasm, forse fa un po' il verso ad orgasm, non so. Comunque temo colori doratissimi. Infatti li lascio chiusi perché li userò lì per lì, così se sono troppo dorati li piantiamo lì. Poi che poi sarà, questi sono poi i trucchi che userò lì, forse c'ho qualcos'altro in un'altra trussettina, di Bobbi Brown, questo intonso mascara che promette uno sguardo intenso, vabbè, comunque mascara di Bobbi Brown nel colore black. Ok, poi un Gimme Brow nuovo di pacca di In Grey di Benefit. Non sto a portare altre cose per le sopracciglia, non credo, forse una matita. E abbiamo finito. Quindi queste sono le cosine che mi porto per la notte. La cosa leggermente più ingombrante sono le salviette struccanti, che sono anche tante. Adesso vedo se... Ah, sapete cosa posso fare? Perché questo mi sembra troppo. Porto queste qui di Sephora, che sono poche, perché eccole qua, che sono meno, cioè ce n'è dentro un po', però no, sono 20. Queste qua di Fria sono 20 pezzi, però è pieno. Questo sento che è più sottile, qui ce ne sarà dentro una quindicina, quindi portiamoci questo e mettiamo via tutte le altre cosine che abbiamo appena visto, che stanno perfettamente dentro qui, così abbiamo una skin care veloce. Non sono stata convinta delle salviette struccanti, però d'altra parte cosa mi porto? Dovrei avere, ma... Non so se ce l'ho, non credo. Dovrei avere una confezione piccola di acqua micellare, ma non l'ho proprio vista. Ecco, vediamo di cacciarci dentro tutto perché ci sei entrato prima, quindi ci devi entrare pure adesso. Questo no, non c'entra niente. La spugnetta e il solare. Sì, si richiude. Sì, dovrei avere uno struccantino magari un po' più efficace. Adesso ci ragioniamo, vediamo se magari becco da qualche parte un'acqua micellare piccolina. E questo è il mio beauty per la notte sul traghetto. Bene, naturalmente poi vi farò dei reel, delle cosine per durante, diciamo, quella permanenza in Sardegna. È un piccolo scampolo, ma non mi lamento, è uno scampolo, gradito scampolo marino, ancora marino, e fate quello che vi fa stare bene e alla prossima. La mia vita non sarà rose e fiori, ma a voi regalo solo sorrisi, perché magari voi dite, guardate questa qui, va da una crociera, una cosa. Ma guardate che dietro c'è tanta tenacia. Un bacione. Alla prossima.